Uè, ragazzuoli, indovina un po' che cazzo è tornato Irchidano, bella regà, c'è una notizia clamorosa. Io un botto che non faccio video e sto a fare un casino di cose, ragazzo, a lavorare, so, ho avuto dei traumi, dei lutti, una situazione tremenda da quando non ci vediamo, non mi voglio ammorbare con tutte queste cose personali, perché sono un influencer del cazzo. Bella a tutti, regà, ma la notizia clou è che sembra che ci sia in produzione Fallout 5, cioè. Ma ci stiamo rendendo conto di che cazzo sta per succedere, gà? C'è una notizia clamorosa. E la cosa peggiore è che sembra che non sia stata divulgata dai ragazzi di Bethesda. E questo ci fa capire quanto ormai questa multinazionale abbia perso potere, sia stata fagocitata pesantemente da Microsoft. E a quanto pare sembra che una notizia così importante sia stata data non dall'IP, ma da, a quanto pare, erca boccia di Microsoft della sezione, non Bill Gates, ragazzi, ma Ben Dagher, che non è un trapano, della sezione della divisione del Game Pass. Sentite che ha detto: abbiamo 23 studios, tra cui tra Xbox e Bethesda, al lavoro su Halo, Forza, Fallout e anche nuove IP, di cui non vi abbiamo detto tutto, ma siamo sicuri vi lasceranno sbalorditi e potremmo portare tutto ciò su Xbox Pass al lancio. Zio, ti sei reso conto che hai detto fra questi un gioco che porca puttana sta aspettando mezzo mondo e non è stato annunciato da nessuno? Mo' la cosa è, l'ha fatto apposta e addirittura questo ci fa capire addirittura quanto abbiano potere sopra Bethesda quelli di Microsoft, oppure questo qua se lo so inculato malissimo dopo l'intervista. Hanno detto: ah sì, ma te rendi conto che cazzo hai detto? Hai fatto un casino, hai fatto. Oppure tutto ciò manda nel panico tutti quelli che giocano su Sony, e ci stanno tutti i giapponesi in Giappone che stanno a dire: mo sono cazzi nostri, cazzo, facciamo! Siamo rovinati! Perché, raga, Bethesda, tutti, ormai che schifo, che schifo, ma intanto Elder Scrolls 6 e Fallout 5 lo sta aspettando a mezzo mondo, diciamocelo. E sì, questo è il rischio, è che possa diventare un'esclusiva Microsoft, è veramente gravissima, raga, e la cosa sta aumentando sempre di più, perché è stato citato proprio da Ben Dagher nella sezione, diciamo, dei giochi in esclusiva per il Game Pass. Poi, non in esclusiva, ma che usciranno al lancio con il Game Pass, perché parlava proprio di tutti quei giochi, no, di tutte quelle, diciamo, parlava della motivazione che porta più utenti dentro il Game Pass, cioè giochi usciti in esclusiva nei primi giorni almeno con il Game Pass. E tra questi ci ha messo pure Fallout. Certo, sì, ora dei poveri bambini non potranno giocare a Fallout 5 perché sarà un'esclusiva, ma queste esclusive, il libero mercato, rendono florida questa economia dei videogiochi. Quindi dobbiamo essere felici di queste esclusive, magari impegnarci e guadagnare più soldi per comprare anche un Xbox. Questo ci dice questo mondo di merda, ragazzi. E niente, mi dispiace per tutti quelli che giocano su Sony, ma ci sono altissime possibilità che Fallout 5 e magari anche The Elder Scrolls 6 possa essere un'esclusiva Xbox. Altra cosa grave, vi do altre due notizie. C'è pure una notizia bellissima tra queste. Un'altra notizia sembra che abbiano assunto un esperto di multiplayer e cooperativa. Quindi sembrerebbe che tutto ciò faccia supporre che forse potrebbe essere Fallout 5 multiplayer o una funzionalità multiplayer, ma in teoria era stato tutto ciò già escluso assolutamente dopo Fallout 76. Avevano detto Fallout 5 sarà in single player, tranquilli. Forse potrebbe avere una sezione cooperativa, sarebbe, secondo me non sarebbe male, esterna e a parte, che la puoi giocare se vuoi con i tuoi amici. Secondo me, in più, non è male. Però, esclusivamente multiplayer, no, regà, ve prego. Notizia clamorosa, regà, passiamo alla notizia veloce e bella. Sembrerebbe, ragazzuoli, da un pochetto, però non sto facendo video, quindi magari qualcuno di voi già lo sa, ma chi non lo sa sarà felice di avere questa notizia, che non è certa, ma sembra che a Austin, Texas, nella sezione Bethesda siano stati assunti e specializzati dei nuovi programmatori in niente proprio di meno che Unreal Engine 4. E che vuol dire? Che
anni che tutti quelli Bethesda, no ragazzi, il nostro engine è imbattibile, il nostro engine, e non succederà mai che lo cambieremo. Invece se lo so comprati Microsoft, senti, basta sta cazzata del Creation Engine, butta sta merda, piattate Unreal Engine, fate un master e vedrete che i bug si risolveranno. Quindi ragazzi, forse non Starfield, perché era, sappiamo, in Creation Engine, che è il motore grafico Bethesda, ma potrebbe essere, raga, che Elder Scroll e Fallout, perché Fallout ancora sembrerebbe al malapena all'inizio, agli albori, sono le prime cose, le prime volte di cui si parla della possibilità che esca Fallout 5, potrebbe essere programmato in Unreal Engine. Sarebbe una figata, comunque, il motore grafico di Epic Games, che comunque è uno dei più evoluti adesso. E quindi top, raga, sto fomentatissimo, siamo in attesa, l'unica possibilità di avere delle notizie ulteriori su ciò le avremo durante le 3 del 2021 di Microsoft, proprio nella sezione degli annunci da parte di Microsoft, che a quel punto potremmo, ragazzi, davvero sperare di vedere un trailer, un mini trailer. Spero qualcosa di più del trailer che abbiamo visto di The Elder Scroll. Comunque io ho la certezza che mi era stato detto anche da un programmatore Bethesda che sarebbe uscito un gioco completamente nuovo, però alla fine credo che lui si riferisse a che non era stato annunciato, mi aveva detto, ma penso che si riferisse a Indiana Jones, quindi non lo so. E però, raga, è tutto, ci siamo, penso, ragazzi. Potrebbe essere che a breve, durante le 3, vedremo qualcosina di Fallout 5, raga. E vi giuro, con tutto che la vita nell'ultimo periodo mi sta praticamente crollando addosso, c'ho un po' di speranza verso il futuro. Quindi, raga, vi ringrazio. Vi metto il link in basso del gruppo Telegram. Non so se vi ricordate il gruppo Telegram di Fallout 76 che avevo fatto soltanto per voi. Ma è successo che un gruppo di scammer sono entrati, hanno cancellato tutti gli utenti. Io vi chiedo scusa, raga, ma non dipende da me. Ve lo linko così potete anche leggere tutta la spiegazione di sti matti. E non lo so, sembra che io ci guadagnassi qualcosa, che ora vedrai, imparerai, ora che ti abbiamo levato il potere. Ma a me che me frega, era una cosa per fare giocare voi a Fallout 76 tutti insieme. Mo non lo so, raga, ci organizzeremo su Discord, da altre parti. Per chi vuole giocare con me, tanto siamo su PC, penso funziona anche meglio. Comunque entrate in questo gruppo, che sarà un gruppo a numero chiuso, dove giocheremo insieme, ci organizzeremo, però solo per giocare con me, senza impazzirmi a farvi fare cose, e che poi diventiamo 3000 e si litiga, rientrano i matti, la gente ci vuole levare gli utenti, me ne frega un cazzo. Rimarremo un numero anche piccolo, però pochi ma buoni. E dai a tutti, ragazzi, vi ringrazio, scusate per il video fatto così rapidamente senza montaggio, ma dovevo uscire la notizia il più velocemente possibile. E dai a tutti, ciao ragazzuoli, grazie mille, ci vediamo su Twitch, che ritorneremo a giocare a Fallout 76. E comunque stiamo andando a bomba su Twitch, quindi seguitemi e ci vediamo lì tutti i giorni alle 19:30. Ciao belli.